Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao, sono Gianmarco Marchini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Napoli ha l'odore più buono del mondo, era solito ripetere Lucio Dalla. Sabato i tifosi del Bologna sperano di poter confermare queste parole, perché sabato alle 18 allo stadio Maradona i rossoblù di Thiago Motta hanno l'occasione di chiudere la valigia dei sogni nell'attesa di decollare verso la Champions. Dall'altra parte però, ad aspettarli ci sarà un Napoli con le cicatrici nell'orgoglio dopo una stagione disastrosa. Paura e delirio al Maradona. Ne parliamo con Ciro Troise, direttore responsabile del portale iamnaples.it e collaboratore del Corriere della Sera. È lui l'ospite del Caffè Rossoblù di oggi. Ciro, che clima si respira a Napoli dopo il pareggio a beffa di Udine? Vabbè, c'è un clima di rassegnazione, di scoramento più che rassegnazione, perché la società le ha provate tutte, con tre allenatori, con varie decisioni. De Laurentiis più volte è stato a Castelvolturno con i diversi allenatori, tutti e tre, sia Garcia, sia Mazzarri che Calzona. C'è stata la contestazione del pubblico in tutti questi mesi, cioè, diciamo da un paio di mesi, soprattutto diciamo dopo la sconfitta con l'Atalanta, quella di Sabato Santo, che è un po' uno spartiacque della stagione del Napoli. Una primissima contestazione ci fu a Torino, in Torino-Napoli 3-0, la sensazione è di quello studente che non vede l'ora che finisce la scuola. Quindi il tifoso del Napoli vive quella sensazione, non vede l'ora che finisce la stagione. Ecco, sabato con il Polo Bologna sarà la penultima gara casalinga degli azzurri in una stagione, no, sportivamente drammatica. Ti chiedo però, che ambiente troveranno i rossoblù, immaginando che comunque Osimhen e compagni vogliano, come dire, non deludere ancora i propri tifosi? Un ambiente strano, come l'ha trovato anche la Roma, nel senso che lo stadio probabilmente avrà ancora un bel colpo d'occhio, perché ci sono gli abbonati, e perché comunque sostanzialmente il Napoli finora non è stato mai abbandonato. E riguardo al clima troveranno, dipende anche dalla partita, un po' di contestazione. Ultimamente la curva stanno facendo i 15 minuti di silenzio, i 15 minuti, un po' di sostegno c'è, cioè la squadra come contro la Roma riuscirà un po' a trascinarli, quindi questo mix di emozioni continue di gente arrabbiata che però non vuole abbandonare la propria squadra, un po' la contesta, un po' la sostiene, in un'atmosfera anche un po' schizofrenica. E il Bologna, che ha personalità, qualità di gioco, potrebbe anche trovare ulteriori certezze in questo clima, perché non è lo stadio che asfissia gli avversari con un sostegno continuo come nei momenti migliori. Ecco, ti chiedo, ne parlavi tu adesso, lo accennavi, com'è questo Bologna visto da Napoli? Ah, io dico sempre che il Bologna per me andrebbe consigliato dagli psicologi, perché se qualcuno ha qualche problema è come il Napoli l'anno scorso. Il Bologna, si vede il Bologna e sta a posto, con la differenza che paradossalmente sono due cose inaspettate: lo scudetto del Napoli di Spalletti e il modo in cui è arrivato, che l'eventuale Champions del Bologna. Però forse il Bologna ancora di più, perché comunque non credo che neanche il più ottimista dei tifosi rossoblù potesse pensare in estate di vedere una stagione del genere. Poi la qualità è molto apprezzata per la qualità del gioco. A Napoli, citando proprio Spalletti, siamo un po' anima e cuore, no? Abbiamo il calcio bello, abbiamo visto Maradona, siamo cresciuti con tre anni di Sarri meravigliosi, poi lo scudetto è stato frutto del bel gioco. Oggi il Bologna, per me, insieme all'Atalanta, con caratteristiche diverse, è il miglior calcio d'Italia. È un motivo anche di... È bello vedere questa continua evoluzione nei movimenti, nella crescita dei calciatori. Pensate cosa è Calafiori oggi e cosa era qualche mese fa, cosa è Zirkzee oggi e cosa era qualche mese fa, purtroppo per l'infortunio cosa era Ferguson fino a poco tempo fa. Quindi è una bella storia il Bologna, e il calcio ha bisogno di belle storie, come il Bayer Leverkusen, come il Napoli dell'anno scorso,
perché delle belle storie si alimenta e va un po' a ripulire quel racconto che negli ultimi anni è stato drogato da una serie di cose che al tifoso interessano poco: le plusvalenze, il fair play finanziario, la disparità di risorse. E il Bologna rimanda un po' anche a una visione un po' più romantica del calcio, che secondo me non è una cosa, un'appendice, è benzina fondamentale per far andare avanti la passione dei tifosi. Ecco, tu parlavi, no, di storie. Ti sei mai chiesto, hai mai pensato che storia sarebbe stato questo Napoli se, come da ammissione di De Laurentiis, Thiago Motta l'estate scorsa non avesse rifiutato la panchina azzurra? Sì, per me Thiago Motta in primis è italiano, sarebbero stati la continuità, avrebbero rappresentato la vera continuità col Napoli di Spalletti. Io credo che il Napoli non avrebbe rivinto, non ci è riuscito neanche Maradona, con una squadra fortissima come l'87-88. Anzi, è una delle più grandi delusioni della storia del Napoli, quello scudetto perso nel finale col Milan. Però secondo me avrebbe regalato soddisfazioni, ma avrebbe confermato probabilmente l'accesso alla Champions League, che è diventata un'abitudine per il Napoli negli ultimi anni, eccetto qualche rara eccezione, e avrebbe continuato nel solco della valorizzazione delle qualità di questa squadra. Delle difficoltà le avrebbe trovate, probabilmente oggi sarebbe meno apprezzato di Thiago Motta attuale, perché il Thiago Motta attuale ha conquistato la Juventus, ha conquistato l'attenzione di grandissimi club, però forse Thiago Motta non avrebbe fatto una delle pagine più belle della recente storia del calcio italiano, ma il Napoli sicuramente sarebbe in condizioni migliori rispetto ad ora. Senti, se potessi togliere un giocatore rossoblu sabato, chi toglieresti? Dirk, sono innamorato di Dirk. Io credo che sia uno degli attaccanti più intelligenti nella andare ad occupare gli spazi, nel lavoro di raccordo. Io in mente gol a Roma con la Lazio, non mi dimenticherò mai di lui, che praticamente si abbassa, scarica a sinistra il pallone andando a leggere gli spazi a 40-50 metri dalla porta, poi va a attaccare lo spazio dentro l'area di rigore e finalizza sul cross che arrivava dalla sinistra. Credo che se inquadrato in un contesto di gioco dove si valorizzano queste sue capacità, cioè di raccordo, di lettura degli spazi, non raccordo classico alla Mertens nel Napoli di Sarri, no? Che si pone come riferimento e scarica, ma che addirittura si abbassa quasi nei pressi dei centrocampisti, da regista quasi nei pressi dei centrocampisti, credo che possa stare in tutte le grandi d'Europa. Però deve stare in quel contesto, non è un giocatore universale, non è un giocatore che, diciamo, lo prendi come giochi fa la differenza, anche perché gli manca, per essere completo, l'attitudine da cecchino sotto porta, da grande goleador, perché anche in questo Bologna secondo me poteva fare ancora più gol di quelli che ha fatto. Domanda finale d'obbligo: con chi Ciro Troise prenderebbe un caffè rossoblù? È facile, Thiago Motta. Thiago Motta, perché mi piacerebbe approfondire le idee, il percorso che ha fatto, come ha reso Calafiori un giocatore appetibile, un giocatore che aveva praticamente quasi mollato all'idea di essere un d'alta classifica, perché Calafiori la storia la conosciamo, era un promettente terzino sinistro da Roma, poi ebbe un bruttissimo infortunio. Conoscete come ha creato questa macchina a Bologna che ha incantato tutti, diciamo che tra tutti non mi dispiacerebbe neanche Sartori, però Thiago Motta, diciamo, è quello che mi ispira più curiosità di tutti. Intanto noi, Ciro, ti ringraziamo per aver preso questo caffè rossoblù con noi. Grazie a voi. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna.